Sarvesham Shantir Bhavatu. Ciao a tutti, ora ci troviamo in un piccolo borgo in frazione di Pegognaga, in provincia di Mantova. Qui dietro alle mie spalle c'è una sala di preghiera per i fedeli di religione indù. Normalmente in Italia conosciamo indiani di religione monoteista Sikh, ora ci troviamo con indiani di religione indù. Ciao a tutti, io sono Yogesh, ho 21 anni, abito qui in Italia, sono induista. Frequento il tempio indù qui a Pegognaga e sono qui insieme al Guruji, che sarebbe il sacerdote del tempio. Namaskar, me Parth hu. Salve, mi chiamo Parth, ho 27 anni, io abito qui nel tempio e sto dentro il tempio e sono il sacerdote e ora entreremo e vi presenterò il tempio. Jab आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जो आपके शूज होते हैं वो शूज निकाल Ora entreremo. Prima di entrare bisogna togliersi le scarpe, lavarsi le mani, lavarsi i piedi. Questo per purificare il corpo. Dopo essersi lavati i piedi, bisogna fare tre giri intorno alla bandiera e dopodiché suonare la campana. Buongiorno, io mi chiamo Ritika, ho 35 anni, sono induista e sul mio fronte c'è il tilak che è simbolo di benedizione. Lui è nostro sacerdote che lui sul fronte ha il tilak che è simbolo della pace interiore. Noi siamo qua al tempio di Pegognaga, un tempio induista, con noi abbiamo il nostro sacerdote che in India ha studiato in un collegio da piccolo per essere il nostro Panduji che è sacerdote. Lui è qua al nostro tempio e aiuta noi induisti per questo nostro percorso di essere induisti. E qui abbiamo il nostro calendario di Unione Induista Italiana, che hanno monastero a Savona, che aiutano noi tutti induisti in Italia per crescere tutti insieme. Oltre a pregare, l'induismo insegna anche come comportarci quotidianamente, perché se un induista prega tutti i giorni, poi non fa le belle cose quotidianamente, in senso che fa dispetti agli animali, tratta male le donne e non aiuta le persone che può aiutare
e così non è un bravo induista anche se fa preghiera tutti i giorni. Quindi l'induismo dà molta importanza a azioni che si chiama karma. Anche induismo, come Papa Francesco, insegna amare, rispettare e pace per tutti. Om Mana.
può farci sentire una preghiera indù? Ci può spiegare cosa ha fatto il sacerdote? Lui adesso ha praticato una asana dello yoga che può essere chiamato anche suono di Om. Om è il suono che crea energie positive, quindi ha molta importanza nell'induismo. Ogni giorno le nostre pratiche, le nostre preghiere religiose, Om ha un significato molto importante. Noi possiamo dire Om Namah Shivaya, Om Shri Ganeshaya Namaha. Poi quando facciamo la pratica dello yoga, Om lo pronunciamo con un suono particolare, che proprio ci vuole un corso per imparare, che non ha solo significato religioso ma anche per salute, perché mentre che tu fai questa pratica che ha fatto adesso il sacerdote, da una parte tu crei energie positive che ti aiutano anche a star bene, proprio un benessere interiore. In più, per tua salute, per i polmoni, fa molto bene, perché ti aiuta a controllare il tuo respiro anche. Quante volte pregate al giorno? Al tempio si prega 3 volte al giorno, mattina, poi pomeriggio, poi sera, però a casa ognuno gestisce come gli fa piacere, perché nell'induismo non è tanto importante quante volte al giorno preghi, ma è importante come ti comporti durante la giornata. L'induismo è una religione monoteista o politeista? Dio è uno e ha tanti nomi. E perché nell'induismo la mucca viene considerata sacra? Come Bhagavad Gita spiega, reincarnazione, l'anima è sempre quella, ma cambiamo il corpo, che sarebbe il vestito. Come tutti i giorni cambiamo il vestito, e così l'anima cambia il suo vestito. Mucca è sacra perché prima di nascere come persona, ultimo stadio di reincarnazione è mucca. Appena nati beviamo solo il latte della mamma, ma dopo un certo punto beviamo il latte della mucca, quindi è considerata come una madre. No, mia mamma mi ha allattato solo a me, invece mucca allatta tanti altri. Scusi, ma che divinità sono quelle sull'altare? Namaskar. Salve, lui è Krishna, che è forma di un bambino. Lui è Baba Balaknath Ji, che è un santo. Lui è Nataraja, che è una forma di Shiva. L'inizio della danza al mondo è iniziato da lui. Lui è Krishna e lei è Radha, sono simbolo di amore e sacrificio. Lei è Durga, lei è simbolo di forza e sacrificio. Questo è un simbolo di luce nella nostra vita, che si chiama Jyoti. Ram parivar hai,
Questa è la famiglia di Rama, in centro ci sono, c'è Dio Rama, poi qua di fianco è sua moglie e d'altra parte c'è fratello e poi c'è Hanumanji che è una famiglia e loro sono un simbolo di come vivere nella vita. Questa si chiama swastik, che è un simbolo di induismo che si fa in un certo periodo, nei certi giorni. Lui si chiama Shiva, è dio della morte. Lui si chiama Ganesha, che è figlio di Shiva. Ogni cosa bella, ogni iniziativa bella inizia sempre con suo nome. Questa è famiglia di Shiva, in mezzo c'è Shiva, e poi c'è il suo veicolo Nandi, poi ci sono i suoi figli maschi e poi c'è sua moglie. E questo cos'è? Qui dentro si siede il sacerdote e legge i nostri libri sacri per dare un insegnamento ai induisti. Qui il sacerdote ha detto che abbiamo quattro libri preziosi che si chiama Veda, che sono base di induismo. Scusi, e questo cos'è? Shivji, questa è sempre forma di Shiva. Thank you.
Sarvesham Shantir Bhavatu. Thank you.
vasva tatsavituvare iniyam pargudevasya limahi piyuyona prachodaya Tatsavituvare iniyam Bargo devasya dimai Diyoyona prachodaya Om burgu vasva Tatsavituvare iniyam Bargo devasya dimai Diyoyona prachodaya Om burgu vasva tatsavituvare iniyam Bargo devasya dimai Diyoyona prachodaya Om burgu vasva Tatsavituvare iniyam Bargo devasya dimai Diyoyona prachodaya Tatsavituvare iniyam
forza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona braccio uraia, un borbo vasva, tazza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona braccio uraia, un borbo vasva, tazza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona braccio uraia, un borbo vasva, tazza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona braccio uraia, un borbo vasva, tazza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona braccio uraia, un borbo vasva, tazza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona braccio uraia, un borbo vasva, tazza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona braccio uraia, un borbo vasva, tazza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona braccio uraia, un borbo vasva, tazza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona braccio uraia, un borbo vasva, tazza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona braccio uraia, vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona braccio uraia, un borbo vasva, tazza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona braccio uraia, tazza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona braccio uraia, un borbo vasva, tazza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, uiona braccio uraia. Un borbo vasva, tazza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona braccio uraia, un borbo vasva, tazza vi trovare mia, pargo le vassiari mai, di uiona
pargo de vasyalimai di yoyona prachodaya umburgu vasva tatsavitu vareniyam pargo de vasyalimai di yoyona prachodaya Om Guru Vasva Tatsavitu Vareniyam Pargo Devasya Limahi Diyo Yoma Prachodaya Om Jaya Jaya Tatsavitu vareniyam,
savi trovare in io pargore vasiani mai di uio da ciunaia un borgo vasva da savi trovare in io pargore vasiani mai di uio Chodaya, om Bhurbhu Vasvaha, Tatsavi Trovare Niyam, Parvone Vasyari Mahi, Iyuhu Yona, Pachodaya, om Bhurbhu Vasvaha, Tatsavi Trovare Niyam, Parvone Vasyari Mahi, Iyuhu Yona, Pachodaya, om Bhurbhu Vasvaha, Tatsavi Trovare Niyam, Parvone Vasyari Mahi, Iyuhu Yona, Pachodaya, om Bhurbhu Vasvaha, Tatsavi Trovare Niyam, Parvone Vasyari Mahi, Iyuhu Yona, Pachodaya, om Bhurbhu Vasvaha, Tatsavi Trovare Niyam, Parvone Vasyari Mahi, Iyuhu Yona, Pachodaya, om Bhurbhu Vasvaha, Tatsavi Trovare Niyam, Parvone Vasyari Mahi, Iyuhu Yona, Pachodaya, om Bhurbhu Vasvaha, Tatsavi Trovare Niyam, Parvone Vasyari Mahi, Iyuhu Yona, Pachodaya, om Bhurbhu Vasvaha, Tatsavi Trovare. Quali sono le feste più importanti dell'induismo? L'induismo è pieno di feste, però la festa principale è Diwali, che è una festa legata a Dio Rama. Quando Dio Rama, dopo tante cose, è tornato a casa sua dopo 14 anni, allora tutto il paese ha festeggiato. È una festa dei luci, dove noi accendiamo luci, tante luci in casa, veniamo al tempio, i fuochi di artificio. Una festa molto importante. Poi abbiamo la festa di Shivratri, che è una notte di Shiva, che questo giorno qua, di giorno uno può festeggiare come vuole, però di notte si fanno 4 preghiere, che ovviamente decide il sacerdote come fare, perché lui sa la vera pratica. È una preghiera molto particolare, molto bella, perché è veramente una cosa da vedere, perché dire così sembra una preghiera semplice, come avete visto prima, però invece quando uno vede come si pratica è molto bello, è molto importante, e una grande soddisfazione. Poi c'è Janamashtami, che è nascita di Dio Krishna. Dio Krishna è nato mezzanotte e c'era tanta pioggia, un temporale, e noi mezzanotte festeggiamo nascita di Dio Krishna. Ringrazio il professor Claudio Gobbetti per essere venuto a intervistarci. Ringraziamenti da parte del nostro presidente e dalla comunità. Invitiamo anche le altre persone che vengono a visitarci il nostro tempio. Ciao a tutti, vi aspetto.